Siamo in località Loggia, nel territorio di Fontana Rosa. Da qui arriva l'appello denuncia del giovane agronomo Angelo Santamaria, che ha segnalato alla provincia, con due esposti, i danni causati dalla pratica del diserbo. In realtà, parte di questa località è stata risparmiata dagli effetti nocivi dei composti utilizzati per limitare la crescita di specie vegetali indesiderate, proprio grazie ai vari esposti presentati nel corso degli anni. Ma non si può dire lo stesso dell'area circostante. Lungo la provinciale 52 è possibile infatti vedere chiaramente gli effetti causati dagli erbicidi. Che cosa hai chiesto alla provincia attraverso gli esposti? Attraverso gli esposti ho espresso i miei dubbi sulla salubrità e sull'utilità del diserbo chimico rispetto al diserbo meccanico e denunciata l'errata modalità di lavorazione dei prodotti che viene fatta senza tener conto della vicinanza ai canali di scolo, alle sorgenti, ai pozzi e alle fontane. Qual è stata la risposta? Allora, la provincia ha scritto che i prodotti utilizzati erano prodotti di tipo ecologico e ha giustificato il diserbo chimico con il vantaggio economico. In realtà il prodotto utilizzato è tutt'altro che ecologico, si chiama Touchdown e contiene glifosato, una molecola tossica per gli organismi acquatici. Quali sono i rischi connessi alla pratica del diserbo? Danni alla salute umana e a quella dell'ecosistema dovuti all'accumulo di glifosato nelle acque di superficie e di falda. La provincia ha anche chiarito che questo tipo di pratica è stata affidata a ditte private. Stessa denuncia arriva anche da Ariano, dove i residenti di località Cerreto hanno chiesto l'intervento della Polizia Municipale, preoccupati per i danni provocati dai diserbanti alle colture.